Soft Weekend, emozioni da sentire e da vivere, emozioni da sentire e da vivere. Vámonos de viaje, vámonos, nada de equipaje, vámonos, en busca de aventura, vámonos, un cuento mítico, vámonos, yeah. Seremos superhéroes, vámonos, yeah. Seremos invencibles, vámonos, con corazones libres, yeah, vámonos, un cuento mítico, cada día viviendo, juntos tiene momento, para siempre contentos, sin mirar para atrás, no importa lo que piense la gente, ni los planes pendientes, si cambiar de repente, hacerlo y ya. Seremos Campanaria, Radio Zimmeri, con Sasà Santomauro. Buongiorno, buongiorno Eolia, buongiorno agli amici dall'altra parte del mondo, o gli amici all'interno dell'Europa. Buongiorno, buon sabato 10 febbraio, ben ritrovati nuovamente con Buongiorno Eolia in compagnia del sottoscritto Sasà Santomauro. Saremo una quarantina di minuti insieme con dell'ottima musica. Non importa lo che piace la gente, e con tante notizie. A farlo via. Ma tutto questo, amici, buongiorno, buongiorno ai nostri amici eoliani, ben ritrovati. Buongiorno all'amico Gennaro Leone. Stamattina ci siamo sentiti via messaggio con una bella novità. Ma questo, amici, poi ne parlerà Gennaro se ne avrà voglia. E allora si va subito al disco pilota. Questa mattina partiamo con un brano di Oltreoceano con Stupid in Love. Max e Ughi, Gianni, a Radio Zimmeri Web. Da Panare, Radio Zimmeri. Radio Zimmeri. Con Sasà Santomauro. Sasà Santomauro. Hard to fight. No, it's a little song, maybe, but I go anywhere. Take me, no, he's calling me, baby. We can all call us crazy. Let's get married in Vegas. We don't need a guest list. I don't wanna think too much. Let's get matching tattoos. I don't wanna think it through, baby. I'm so stupid in love, so stupid in love. So stupid in love with you. I'm so stupid in love. Hi, we came. Babe, I've been waiting for you all day. So lean my way and let me just take away all the pain. I know it's a bit soon for vows. Paper rings are good for now, but no, I'm already down the aisle. Let's get married in Vegas. We don't need a guest list. I don't wanna think too much. Let's get matching tattoos. I don't wanna think it through, baby. I'm so
Let's get married in Vegas. We don't need to guess this. I don't wanna think so much. Let's get rich in tattoos. I don't wanna think it through. Baby, I'm so stupid in love. Book a flight to Paris, only one way. What you think about sharing our last name? Let's get straight to Ashton. Delle notizie che andremo a dare nel corso della live. È stata una truffa, Rai qua qua, parte all'assalto di John Travolta. Sanremo, duetti e non solo, quello che non hanno il coraggio di dirvi. La serata delle cover la più attesa. E ti credo, con i duetti almeno si capiscono i testi delle canzoni, ma questo è il festival del servilismo. E ancora un rischio per la salute, l'OMS non demorde sul Covid. L'epidemiologa Van Kerkhove insiste con il terrore virale, siamo ancora in una pandemia. Poi Laura Pausini, quanta bella ciao, fate vedere questo video ad Amadeus. È stata una truffa, Rai. John Travolta, ma chi ci crede all'errore? Cosa c'è dietro le scarpe gay? Amici, queste erano le notizie, i titoli delle notizie che durante il corso della live cercheremo di darvi. Ma nel frattempo cominciamo a salutare un po' di amici sparsi per la Sicilia. Ben arrivati agli amici di Messina, insieme agli amici Diavola. C'è. Ben ritrovati dopo un paio di giorni gli amici di Palermo. E ancora ben arrivati gli amici di Catanzaro, la capitale con noi, insieme agli amici di Napoli. Forever together. Buongiorno, buonanotte ai nostri amici del Brasile. Colgo sempre l'occasione per salutare la nostra web ascoltatrice Carla Fabri, che non perde mai una live o un podcast, perché alcune volte non riesce ad ascoltarla e va ad ascoltarsi il podcast. Ma queste storie, amici, si va subito al secondo brano in scaletta. Insieme a voi che ascoltate, arriva con Epnea, amici e ma. La musica como te gusta. La que activa tus sentidos. I see I'm too late. Sí, Mariweb. Siente como suena. I do much of heaven. Suena bien, ¿verdad? Somos Radio Tsimari Web. Ci incontriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso. Io non credo, trova le tue parole. Capanelli, Radio Tsimari con Sassà Santomauro. Se avessi un telecomando
Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, agli occhi che mi uccidono, lo sai. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Stare insieme e non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero, non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio. Fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero, non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Amici della voce di Emma, una delle partecipanti, una delle tante donne partecipanti all'ultimo festival, come dice qualcuno, al 74esimo festival della musica italiana. È tutto con me, Emma. Dimmi che Emma. Tutto quanto il weekend, senza fare niente, senza niente di che, toglimi il respiro. Apnea. Prendi il tuo tempo. Ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. E lasciamo così gli amici, amici Emma, gli amici non si lasciano mai. Uno si può allontanare per un po' di tempo, però l'importante è che non ci si perda mai di vista. E allora si va al prossimo brano in scaletta. Questo è un brano che noi dedichiamo ad alcuni amici del Venezuela. E beh, avete capito bene, Venezuela. Juan Luis Guerra, amici. E 4.40 dall'album Radio Guira, il brano estratto per voi, amici, è Cositas de Amor, amici. Luis Guerra. A mis habichuelas yo le pongo ajo, cebolla, verdura, sal al gusto, aceite verde y una cosita de amor. Tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Yo salí pa la Romana y escuchaba tus canciones, las que quieres que te cante con la luna llena y un ramo de flores. Yo me lo encontraba cursi, eso no me daba nota. Pensaba rebotarte y decirte que no, pero cuando tú me miras y me llenas de besitos, niña, ¿cómo te lo explico yo? Cambio de opinión, se me aflojan las rodillas, late mi corazoncito, niña, ¿cómo te lo explico? Son cositas de amor. Thank you.
eso no me daba nota. Y pensaba rebotarte y decirte que no. Pero cuando tú me miras y me llenas de besitos, ya como te lo explico yo, cambio de opinión. Se me aflojan las rodillas, late mi corazoncito, ya como te lo explico, son cositas de amor. Cosita di Mor, Juan Luis Guerra, dell'album Radio Guira 4.40. Cosita di Amor. Una cosita. Pochita. Y tu madre, nada más. Una cubierta de flores y una serenata bonita. Cositas de amores que me das. Y que te cante tus canciones y baje la luna despacio para ti solita. Ese es tu anhelo. Cositas y amores que me das. Que te despierte como Pavarotti con un do de pecho en Rigoletto. Y que te diga te quiero. Ah, que te diga te quiero. Cositas y amores que me das. Cositas buenas, cositas simples, cositas dulces, ¿cómo te explico? Que me derrito. Cositas y amores que me das. Y que te diga que por siempre loco. Cosita di amore in questo sabato 10 febbraio in Buongiorno Eolia, prima live di questo sabato insieme agli amici del Venezuela. Abbiamo ascoltato una cositas di amore di Juan Luis Guerra a Radio Z Marijuana. C'è anche il Venezuela. Basta poco per essere felice. Un bel tramonto. Un bel tramonto. Ho visto lei, che passa lui, che passa lei. Un bel mare e Radio Zimari ascoltare. Ascoltare. Ehi garçon, ho un'idea. E si va ancora avanti, amici. Però questa volta torniamo in Italia con l'ennesimo e Leo Guzman. Dimmi ancora sì, anche se lunedì. Appunto. Lunedì a Radio Z Marijuana. Oh, già che non ci sei, verso un altro. Penultimo brano, amici, per chiudere questa prima parte. E subito dopo la, il TG Z Marijuana. Ancora insieme con la musica. Se siamo ancora qui è per goderci il viaggio, questa vita. Resti qui con me e non vai via, e lo vorrei. Lo so che è lunedì, ma già che siamo qui, un altro dì. Lo so che è lunedì, ma già che siamo qui, un altro dì. Abbiamo visto la strada illuminarsi di notte con le prime luci dell'alba. Avrei voluto fosse eterne. Lo so che lunedì, ma già
cercato in vano. L'ultima smetto e poi ce ne andiamo. Voglio restare umane, già giusto su guarda gli altri, siamo l'opposto. Il tempo perso cercato in vano. L'ultima smetto e poi ce ne andiamo. Lunedì, Leo Guzman insieme all'ennesimo amici a Radio Zimari Web. E noi salutiamo Leo Guzman e andiamo all'ultimo brano. È meglio di chi? Non potevamo chiudere con davvero tutti dicono che ancora ce la fa, ancora ce la fa. E tutti dicono che è veramente pazzesca. Altri dicono che è pazza, come appunto il titolo del brano che ha presentato all'ultimo festival di Sanremo, Laura Adana, Per te, a Radio Zimari. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me. Giungla, con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere. Non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimari Web. È a Panarea, una delle sette isole eolie. Sta fuochi d'artificio e se in giro è tutto un manicomio. Io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me. Se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse. Io sono pazza di me. Loredana Bertè, dall'ultimo festival di Sanremo, 74esimo festival della musica italiana, con il brano Pazza a Radio Zimari Web. Ultimo brano per chiudere questa prima parte e noi ci ritroveremo subito dopo il TG Zimari. Hasta aquí la primera parte del Sunset. Ahora nos mantenemos informados y vamos con las noticias más importantes del momento con Sasa Santomauro. Sto dietro al festival dal letto, la sera, e dalla poltrona dell'ospedale, la mattina e ricordo i tempi del roof, il tetto sull'artista dove hanno messo la sala stampa piena farcita di giornalisti o presunti tali, 12-15 ore al giorno, ho letto che nei bagni si consumerebbe ogni genere di perversione più o meno artistica, sarò sfigato io che in anni ci ho trovato solo un convulso scorrere di prostate, inclusa la mia. E non ne ho nessuna nostalgia. Perché i giornalisti, molti presunti, a Sanremo sono di due specie. Vecchioni con la verità in tasca, che si fanno vedere quel minimo per farsi vedere, e seguono il 90% dallo schermo della stanza d'albergo, e cacciatori di dote che stanno lì a oltranza, seguono tutto del megaschermo del roof e sospirano. Ma chi me lo fa fare?
ma non rinuncerebbe mai, piuttosto fanno fuori la stirpe al completo. Tutti accomunati da una spocchietta fra l'irritante e il commovente, ma, datemi retta, di musica ne masticano poca. Difatti danno i voti per simpatia, intimità o look. E quello che scrivono è regolarmente l'opposto di quello che dicono lì in sala stampa. Ne ho visti picchiarsi per un pupazzetto di Carlo Conti da usare come portachiavi. Ne ho visti far la fila genuflessi all'altarino di turno, e dopo un po', miracolo, avevano cambiato vita. Tanto volevano la divinità presidenta del Consiglio, uno dei vezzi lassù al roof è di volere tutti i presidenti del Consiglio, tutti, Baglioni, Ama, Ciuri, Chiara Ferragni, l'esaltazione, o, così italica, del, se ci sarebbe voi, dottò, ricordate la perculata di Giorgio Bracardi, se ci fosse Pippe Baude a comandà, non era una perculata a Baude, ma ai giornalisti, e non era neanche una perculatio, era l'inno nazionale. Sanremo Festival del Servilismo. Come sempre dove c'è aroma di regime. Non c'era una volta la serata dei duetti, poi qualcuno se la inventò, forse proprio Pippe Baude, ma non vorrei sbagliare, comunque adesso è la più attesa e inamovibile quella del venerdì e per ottime ragioni. Copre l'intera settimana, senza più buchi, e la copre egregiamente, richiama in servizio la di turno stravecchia Gloria, ahaha. Chiesa di campagna, Gloria, canzoni reali, non le vomitate di gatto che si sentono nel resto della settimana, con cantanti chi più chi meno capaci di cantare, non i disagiati bofonchianti, i molluschi, le pigalle e gli scappati da una sauna gay d'OGD. Insomma il venerdì dei duetti nobilita il festival, gli fornisce una ragione plausibile e tutti son contenti, la sovrastruttura, la raccolta pubblicitaria, è una serata infinita, estenuante, quindi si presta ad essere rimpinzata di spot, di reclam, di marchette, i senatori possono giustificare la loro presenza, con gli annessi e i connessi del passaggio televisivo, del lancio di un album, di un'operina pop, un tour o quel che sia, salvando la spocchia, anche loro, del, io in gara mai più, non ne ho bisogno, ma del baraccone rutilante sì che ce l'hanno, esattamente come i figli spuri di Speranza e le figlie purtroppo naturali di Mango o Segrete ma mica tanto di Pippo Franco e cioè il Gali nel pollaio, chi, co. Il festival si ricorda di chi è stato, esalta la sua vocazione Spoon River, tra scaramanzia e cinismo, ma almeno si capiscono parole e musica per una sera, non quei borbottii e muggiti e nitriti e nitrati oltre l'afasia canora. Il caso delle scarpe di John Travolta a Sanremo continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo italiano. Lo scandalo, che ha preso piede durante lo svolgersi del prestigioso Festival della Canzone Italiana, ha raggiunto un nuovo capitolo. La RAI, infatti, ha annunciato di aver intrapreso delle verifiche sul contratto con l'attore hollywoodiano e potrebbe procedere legalmente qualora emergessero inadempienze contrattuali da parte di Travolta e della sua agenzia, la Divina Luna. Il contratto che abbiamo stipulato con Travolta, con la sua agenzia, la società Divina Luna, prevede espressamente l'impegno da parte loro a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da RAI preventivamente autorizzati per iscritto, ha spiegato Marcello Ciannamea, direttore dell'intrattenimento di Prime Time della RAI. E ha aggiunto che, a seguito dell'episodio delle scarpe indossate dall'attore sul palco dell'Ariston, la RAI ha avviato ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda. La questione aveva già sollevato dubbi quando Selvaggia Lucarelli ha rivelato l'esistenza di una brochure inviata da U-Power, la marca delle scarpe, ai propri clienti e rivenditori prima del festival, suggerendo la pianificazione di un'azione promozionale. La brochure indicava una comparsa speciale, prevista per il 7 febbraio 2024, giorno della presenza di Travolta a Sanremo, e conteneva anche la descrizione della campagna media prevista per il lancio delle scarpe. La RAI ha però versato solo un piccolo rimborso spese a Travolta e non vi sarebbe stato alcun accordo commerciale per la promozione del marchio sul palco, come dichiarato dalla stessa azienda produttrice di calzature antinfortunistiche ed Amadeus, il quale aveva espresso durante una conferenza stampa di non essere a conoscenza della situazione. Maria Van Kerkhove,
epidemiologa statunitense responsabile tecnico per la risposta alla pandemia di Covid-19 dell'OMS, ci riprova col terrore virale. Come riportato dal sito federpharma.it, la specialista del terrore virale ha dichiarato il suo ennesimo, al lupo, in una intervista alla rivista Scientific American. In particolare, lamentandosi del generale disinteresse mediatico di una pandemia stiracchiata oltre ogni misura, la Kerkhove ha sottolineato con forza che il Covid-19 rappresenta comunque un rischio per la salute globale. In particolare, utilizzando il ben noto illusionismo in stile Mago Silvan, in cui si tende a spacciare il contagio per la malattia grave, codesta autorevole prestigiatrice virale si è così espressa: se guardiamo le stime sulle acque reflue, la circolazione effettiva è da 2 a 20 volte superiore a quella riportata dai paesi. Il virus è dilagante, siamo ancora in una pandemia. A questo punto era inevitabile che la nostra eroina, in perenne lotta con un agente patogeno divenuto da tempo come l'araba fenice, lanciasse il suo monito ai responsabili mondiali della salute pubblica: la mancanza di accesso a strumenti salvavita come la diagnostica, le terapie e i vaccini è ancora un problema. La domanda di vaccinazioni è molto bassa in tutto il mondo. La disinformazione che circola sta ostacolando la capacità di organizzare una risposta efficace, avverte Van Kerkhove. Anche nel quinto anno, c'è ancora molta ricerca da fare. Avete capito, cari lettori, che irresponsabilmente continuate a far finta che il Covid non sia più, o non lo sia mai stato in realtà per le persone sane, una malattia mortale? La scienziata americana ci sta dicendo che, malgrado siano trascorsi oltre 4 anni dall'arrivo del SARS-CoV-2 in Occidente, ancora molta strada dovremmo compiere per debellarlo completamente. Oppure, in alternativa, si potrebbe smettere di rilanciare questi ultimi rigurgiti di un allarmismo che i fatti successivi hanno sempre, clamorosamente smentito, rimandando nei ranghi dell'anonimato questi pseudoscienziati che molti danni stanno continuando a provocare al prestigio e alla credibilità della cosiddetta scienza ufficiale. Direi che sia veramente il caso di metterci una pietra sopra, una volta per tutte. Llegamos al final de las noticias destacadas del momento. Ahora, seguimos escuchando la mejor programación en Radio Zimari. Questa per cominciare Redemption Song, Bob Marley. To the merchant ship, oh Lord. Minutes after they took off from the bottomless pit, but my head was mixed, oh Lord. Music inspiration by hand of the Almighty. Bye. Forward in this generation, triumphantly, Radio Zimari. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Oh,
La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. How long till they kill our prophet while we stand aside and look? Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. 'Cause all I ever had, redemption songs. These songs of freedom. These songs of freedom. One Nation, One Station. Radio Zimari Web. Radio Zimari Web. La radio che ti fa conoscere le isole Eolie. Radio Zimari C'è, Sassà c'è, Sassà c'è. E tu ci sei, e tu ci sei. Andiamo all'ultimo brano in scaletta, amici. Onda alta, visto che siamo a Panarea e visto che è la giornata più adatta. Figlio di puttana, Dargen d'amigo. Vale l'importante aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno. E non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo. Ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì. Come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me? Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, non me, no, sta arrivando l'onda alta. Siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so. Siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'onda alta. Non ci resta che pregare finché passa. Sembri timido, mi sorriso, no. Sono già promesso sposo con un'altra. Ehi, hey, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino. Alla contraerea sopra un palloncino. Tutta questa strada per riempire un frigo. Per sentirti vivo. Hai solo un tentativo. Ormai ho deciso, scusa se non ti tuffati su Radio Zimmari Web. Quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno, vivi più sereno. Tuffati su Radio Zimmari Web. Ma ci manca sentimento. E non riusciamo più a volerci bene. Neanche così un giovedì senza un sì. Come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me? Basta un titolo a fare odiare un intero popolo. Non lo conosci, no, sta arrivando la radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Da Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. Mm-hmm.
Zimmari Web e a Panarea, una delle sette isole Eolie. Siamo al termine, amici. Rimanete sempre sulla pagina di Radio Zimmari Web per tutte le informazioni. E fra poco arriverà Nadia Solange con la sua music della tarde e le notizie in collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. Ma con tanta, tanta musica latinoamericana. E noi ci ritroveremo questa sera con il Sunset Euliano. Salve complicazioni. E nel frattempo vi auguro una buona continuazione di giornata, anche se è una giornata del cavolo. Tempo brutto, piove, diluvia. E sta cominciando veramente a scendere un po' di vento. Abbastanza. Ma nel frattempo io vi auguro veramente una buona continuazione di giornata. Da Sasa è tutto, ciao. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimmari, più musica. Radio Zimmari.